compito che devo svolgere è abbastanza direi arduo, perché l'attività che noi stiamo svolgendo è uno studio di fattibilità. Io ci tengo a precisare la parola studio, che è un'attività finalizzata a verificare le condizioni in base alle quali questo grande progetto potrà essere realizzato. All'interno di questa condizione di fattibilità, sicuramente ciascuno di voi immagina che sia molto importante stabilire tempi e risorse necessarie. E questi due aspetti, che sono i più banali, in effetti sono quelli più difficili da identificare in termini quantitativi in questo momento, sia perché questo progetto avrà necessariamente, per la sua scala, dei tempi considerevoli di durata per poter immaginare di poterlo realizzare, sia perché anche rispetto ai tempi e anche rispetto alla mutazione delle condizioni economiche, le risorse potranno essere cambiate sensibilmente in termini di disponibilità e anche in termini di, come dire, immediatezza e modalità di acquisizione di queste risorse. Quindi praticamente queste due tematiche, dal mio punto di vista, perché gli strumenti di conoscenza, gli elementi di conoscenza che oggi ho a disposizione, sono, come dire, non sono trattati da me. Io ho fatto delle ipotesi assieme ai colleghi, una fase preliminare rispetto alla via di questo studio, coordinando appunto dei colleghi che si erano già interessati, come avevo fatto anche in passato io, di aspetti particolari relativi a navigli, in modo tale da tendere a restituire un progetto partecipato e condiviso fra tutti questi colleghi. E questa cosa è stata fatta. All'interno di questa ipotesi sono state individuate tre fasi. Io perché parto da questa immagine che fra l'altro è già stata mostrata da Boatti in precedenza? Per dare risalto a un aspetto molto importante, secondo me, di questo progetto, che è il fatto che attraverso questo progetto, come ha detto anche molto chiaramente Crosti, gli effetti che si realizzano facendo, ricostruendo, restituendo, riproponendo, non riaprendo, come giustamente è stato evidenziato, la fossa interna dei navigli, si mette a registro un sistema idraulico di scala territoriale. Questo, a mio parere, a meno che io non sia a conoscenza di altri progetti che hanno questo carattere e questa natura, è il primo grande progetto che Milano affronta nell'ottica dell'area metropolitana, che verrà istituita formalmente il 1° gennaio 2014. Io penso che questo sia un aspetto molto importante per dare la giusta proporzione a questo progetto, perché è chiaro che ci saranno tutta una serie di problemi estremamente cruciali, limitatamente a situazioni specifiche all'interno di Milano, ai limiti di Milano e anche probabilmente fuori Milano, ma è all'interno di questo scenario di riferimento che vanno valutati e non possono essere presi in considerazione come aspetti, come dire, puramente contingenti e limitati, riferiti a una, come dire, tematica che riguarda solo la municipalità di Milano, l'amministrazione comunale in senso stretto. Ecco, questo credo che sia molto importante. Per quanto riguarda le fasi, noi ne abbiamo individuate tre sostanzialmente, alla quale va anticipato la fase, diciamo, zero. La fase zero è quella che tende, si propone di rimettere a registro prima di tutto il sistema idraulico. Questo è un aspetto molto importante. Si è detto prima che si può intervenire sulla parte della Martesana in corrispondenza con Viale Melchiorre Gioia, indipendentemente dalla questione della separazione delle acque del Seveso da quelle della Martesana. Però io devo dire francamente, visti i precedenti molto drammatici che si sono verificati a Milano con le esondazioni eccetera, e anche sapendo benissimo che il problema delle esondazioni non si risolve a Milano, ma si risolve realizzando le vasche di laminazione a monte, è pur evidente che se a queste vasche di laminazione, fra l'altro, il Comune di Milano ha dichiarato di essere disposto a mettere a disposizione risorse per realizzare, perché non siano all'interno del proprio territorio. Però io devo dire francamente, se noi ci mettessimo
a, come dire, ripristinare il naviglio in via Melchiorre Gioia e ci fosse la circostanza drammatica, che io spero non si possa assolutamente realizzare, che nel frattempo si verifichi una disoccupazione, io credo che qualcuno contesterebbe, come dire, a chi di dovere la priorità degli interventi rispetto a quelle, alle circostanze che si potrebbero verificare. Quindi io ritengo che per portare avanti adeguatamente il progetto di restituzione dei navigli bisogna procedere con molta cautela e dando le giuste priorità, assegnando le giuste priorità agli interventi. Dal mio punto di vista c'è una fase zero che deve mettere a registro tutta, l'aspetto. La prima fase è stata descritta abbastanza, secondo me, adeguatamente da Boatti, ed è quella che attraverso il progetto di Vallara, la scia di Vallara, è quella che secondo me affronta la tematica più importante della questione della fattibilità, che è l'accettazione sociale e la partecipazione dei cittadini di Milano. Questo progetto non si farà senza il consenso dei cittadini milanesi, non potrà essere frutto della nostra